Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Il video di oggi è tutto dedicato alla fantascienza perché ultimamente mi è tornata proprio prepotente la voglia di leggere sci-fi. Allora, il sci-fi è un genere che a me piace, ma di cui non ho letto tantissimo. In realtà io sono sempre molto buttata sul fantasy e quindi leggo poco gli altri generi. Sto cercando di correggere un po' il tiro, di allargare un po' i miei orizzonti e forse anche per questo mi è tornata la voglia di leggere sci-fi. Ci sono stati in realtà un paio di libri che ho letto ultimamente che mi hanno risvegliata, ecco, questa voglia. E quindi ci sono un po' di titoli che mi sono segnata perché sono quelli che mi interessano di più. In realtà io faccio questo video perché quando avevo ricominciato a leggere fantasy, poco dopo aver aperto il canale, io ho fatto un video del genere sul fantasy, in cui gli avevo detto un po' di titoli che mi avevano molto intrigato. Questo sembra strano, visto che io leggo al 90% fantasy, ma fino a poco dopo aver aperto il canale, io in realtà di fantasy ne leggevo poco, non perché non mi piacesse, ma perché non leggevo ancora in inglese e c'erano pochi fantasy tradotti in italiano che mi interessassero. Poi quando ho cominciato a leggere in inglese, scusate, mi si è aperto un mondo. E quindi ho fatto quel video, ho detto perché non fare la stessa cosa con i titoli di fantascienza. E quindi eccomi qui. Prima di cominciare vi ricordo che mi trovate anche su altri social network, in particolare mi raccomando date un'occhiata alla mia pagina Instagram, trovate comunque tutti i link qua sotto nell'info box. Se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella per sapere quando pubblicherò nuovi video e se vi va mettete un bel pollicione in su al video. Come avrete capito questo è un video un po' chiacchiericcio e poi semplicemente vi dirò un po' i titoli che mi sono interessati. Allora, partiamo da un paio di classiconi del sci-fi perché, no, forse un po' di più, due o tre titoli un po' più classici del sci-fi, avendone letti pochi io sono rimasta un po' indietro anche su quelli un po' più classici. Allora, partiamo dal ciclo della fondazione di Asimov, che ho sentito parlare tantissimo, per esempio io e mio padre, che ha adorato tantissimo questi libri, mi ha decantati tantissimo. E quindi perché no? In realtà, allora, io ho il primo che mi è arrivato con una box, però, se non sbaglio, mia sorella ha il volume con dentro tutti i libri del ciclo della fondazione, che le ha dato forse proprio mio padre. So più o meno a grandi linee, molto molto grandi linee, di che cosa parla, però, insomma, comincerò con il primo, che mi pare sia se fondazione e basta, mi pare sentito così, e poi vedrò come va. Un'altra serie molto molto classica, che peraltro è tornata recentemente alla ribalta perché devono fare il film del primo libro, avete capito a questo punto di cosa sto parlando, è la serie di Dune. Questa è un'altra serie molto molto lunga, mi mette un po' di ansia, devo dire, perché è molto molto lunga. Però, insomma, col fatto che è tornata un po' in auge mi è venuta effettivamente la curiosità. Io quando succedono queste cose, che tipo devono fare un film e quindi si ricomincia a parlare del libro, magari mi viene la curiosità anche per libri che magari non mi avevano attirato precedentemente. E anche qua, vediamo il primo e poi continuiamo. E ultimamente avevo però ho trovato anche questa serie che so essere molto conosciuta, ma devo dire che ne ho sentito parlare poco, anche se con il fatto che è uscito di recente, è uscita la nuova edizione in italiano di recente, è tornata un po' alla ribalta. Sto parlando della serie di Hyperion. Se non sbaglio, è una trilogia, o forse è un ciclo, non lo so. Comunque ho letto la trama ed effettivamente è molto molto intrigante. L'unica cosa è questo, non so, siccome di fatto l'edizione adesso è quella del, mi pare, le edizioni Titan, che sono quelle grosse, tipo enciclopedia con la doppia colonna, non è che mi faccia proprio impazzire questa cosa della doppia colonna, e non so perché io non amo molto i libri in volumi in cui ci sono tutti i libri, quindi non so se magari me lo leggerò in ebook. Però, insomma, anche questo mi interessa tanto. Non so se l'ho detto prima, forse no. Non so, non è una TBR, non lo so, libri che devo leggere entro l'anno, cose del genere. Cioè, sono libri che leggerò prossimamente, non è che do una scadenza. Anche perché non è che smetterò di leggere fantasy, chiaramente nel frattempo. Una delle serie che mi interessano di più, ma questo so
che mi piacerà, sono molto sicura che mi piacerà perché ho visto la serie, è la serie di The Expanse. Questa è una serie di cui appunto io ho visto l'adattamento, mi è piaciuta tanto e quindi mi è venuta la curiosità di leggere anche i libri. Sono tra l'altro dei bei mallopponi, visto che io sono in pari con la serie e quindi sono alla quarta stagione, mi pare che la prossima sarà l'ultima. Non so effettivamente se riuscirò a rimettermi in pari per la fine della, cioè per l'arrivo della quinta stagione. Però non lo so, normalmente io preferisco fare il contrario, cioè leggere prima i libri, però onestamente non ho la pazienza di aspettare, cioè dovesse uscire la quinta stagione io me la guardo. Però non so, magari la serie, cioè magari ci sono delle cose che non sono state adattate, poi essendo una serie molto lunga, non so se sono effettivamente riusciti ad adattare tutto. Comunque in realtà in generale, mi pare che abbia scritto un'altra serie, lui mi interessava anche quella, però comincio da questa che è più intrigante. E invece il prossimo in realtà è uno standalone ed è Dark Matter di Blake Crouch, che forse parla di universi alternativi perché c'è tipo questo che ha, non so, un incidente, no? Lo rapiscono e si sveglia in questo mondo che è molto diverso da quello, cioè, o meglio, si sveglia e la sua vita è diversa e quindi forse ci sono in mezzo gli universi paralleli. Blake Crouch è un autore di cui ho sentito molto parlare da Emily Fox, che è una booktuber che io seguo, che ama tantissimo il sci-fi, quindi io l'ho sentito nominare tante volte. E sempre sua, mi pare, sia la trilogia di Wayward Pines, che in realtà è famosa perché c'è l'adattamento televisivo, che però io non ho mai visto. Devo dire che sono stata tentata qualche volta di vederlo. Io, ragazzi, non vi sto dicendo tutte le trame perché, cioè, io sono, essendo rimasta indietro su tanti libri, su tanti titoli sci-fi, non credo che ci sia bisogno di dirvele le trame perché, cioè, forse sono solo io ad averle ancora recuperare. Comunque, Wayward Pines sembra molto intrigante, molto misteriosa in realtà. Allora, dipende un po' perché alcuni me la mettono come sci-fi, altri no. Emily Fox la consiglia tra i generi sci-fi, quindi io in questo senso mi fido. E anche qua c'è la serie che io dicevo, sono stata a volte tentata di recuperare, ma a questo punto su questa prima mi leggo i libri, prima di casomai recuperare gli episodi. Adesso passo a qualche serie che, diciamo, ho messo in questa seconda parte perché sono quelle che sono più sulla fascia young adult, mentre gli altri penso siano almeno new adult, forse proprio adult, soprattutto i classici. Parto con Skyward di Brandon Sanderson. Sanderson ormai, cioè, sono buttata proprio a pesce nella sua bibliografia, in tutti i libri che ha scritto, e quindi vorrei capire come se l'è cavata con sci-fi, se rende altrettanto bene. Pare di sì, perché so che la serie di Skyward, io dico Skyward ma ovviamente anche i suoi seguiti, pare sia molto bella. Sono veramente curiosa di vedere come se la cava con sci-fi, perché lui scrive soprattutto fantasy, però insomma, diamogli questa possibilità, visto che ho amato tutti i suoi altri libri. Ah, questa serie, questa l'ho messa qui, però non so se sia più solo young adult o meno, credo in realtà di no. Però mi ero dimenticata di metterla prima, ed è la serie, allora il nome della serie penso sia Themis Files, ed è per intenderci la serie di Sleeping Giants di Sylvain Nouvel. Allora, in realtà so veramente poco di questa serie, tranne la cosa che dicono tutti quando parlano di questa serie, cioè che inizia con questa ragazzina o questa donna che trova una mano gigante di metallo e tutto parte da lì. Non so se voglia incentrarsi su questioni del tipo l'umanità non è la prima razza che abbia vissuto sulla Terra, prima c'erano altre creature, forse qualcosa del genere, però insomma mi intriga tantissimo, forse proprio perché ci entrerei al buio. Ho fatto qualche esperimento del genere, cioè libri di cui non sapevo molto e ho preferito rimanere un po' all'oscuro, ed è andata bene, quindi ritentiamo anche in questo caso. Ha poi delle copertine veramente belle. E invece, tornando su quello che so essere più young adult, la serie di Lifelike di J. Kristoff. Allora, di J. Kristoff, proprio solo lui da solo, ho letto solo la serie di Nevernight. Ho letto anche J. Kristoff con Amy Kaufman, con
Aurora Rising, quindi questa è la seconda serie che leggerei, dove proprio J.K. Stoff è da solo e può dare sfogo al suo stile di scrittura, che però non mi aveva fatto impazzire in Nevernight, quindi in realtà ci vado sperando che non sia una scrittura così carica come era stato con Nevernight, perché questo era stato un po' il mio problema principale, però anche in questo caso sono curiosa di sapere come la si cava con lo sci-fi da solo. Da solo. E mi sembra di aver capito che sia un po' alla lontana anche un retelling di Anastasia. Un'altra è Ancillary Justice, comunque la trilogia di Ancillary di Handley, che mi pare sia, che c'è anche in italiano, mi pare ci siano anche tutti gli audiobook su Audible, quindi posso recuperarli anche così. Questa mi interessa molto perché la protagonista, allora, mi ha ricordato tanto, non so se avete mai visto, questa è una serie TV, Andromeda Ascendant, dove c'era un concetto molto simile, cioè questa entità che era come la personificazione di un'astronave. E il concetto è un po' simile, nel senso che mi pare che lei sia o un androide, ma che è collegato a un'astronave, o proprio anche qua, diciamo, l'incarnazione in formato androide della nave. C'è qualcosa che le è stato fatto e lei vuole vendetta. Lei mi pare fosse collegata a una nave da guerra, che forse è stata smantellata o qualcosa del genere. E quindi mi intrigava tantissimo il concetto, proprio perché mi ricordava questa serie TV. E l'ultima serie di cui parlo è, anche questa è una serie molto molto conosciuta, anche se mi sembra che ultimamente se ne parli meno, cioè soprattutto quando era uscita se ne parlava, adesso forse non è più così famosa, ed è la serie di Red Rising di Pierce Brown. Non ricordo se in italiano ci sia tutta, cioè se non c'è tutta forse manca solo l'ultima, e inizialmente devo dire non l'avevo seguita, non ho seguito neanche le vicende editoriali qui in Italia, perché inizialmente non mi aveva intrigato, non era entrata nei miei radar. Poi ho cambiato idea, motivo per cui in realtà non vi so dire neanche se sia effettivamente una serie completata. Cioè, siete degli amanti di questa serie, non me ne vogliate. Altra serie che parla, questa è una serie che parla anche di rivoluzioni, ribellioni, schiavitù. E non so perché inizialmente mi sia scattato qualcosa, qualcuno abbia premuto l'interruttore dell'interesse, ma adesso mi interessa. Bene ragazzi, anche questo video è finito, questi sono tutti i titoli sci-fi che mi hanno un po' più intrigata adesso che mi sono reinteressata al genere sci-fi. Fatemi sapere se avete qualche suggerimento in ambito sci-fi, qualche serie che secondo me bisogna assolutamente leggere, qualche titolo proprio emblematico del genere, qual è la vostra serie sci-fi preferita, se leggete sci-fi, e se avete letto queste serie cosa ne pensate, ovviamente senza fare spoiler perché non le ho ancora lette. Detto questo, vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!